L'opera lirica è costellata di donne che finiscono male, c'è una misoginia fortissima da parte dei maschi che hanno scritto le musiche, che hanno scritto i libretti, ma è una storia antica perché già da Shakespeare, forse già dalla tragedia greca, c'è sempre un forte patriarcato maschile che decide il ruolo delle donne, anche se poi dentro ci sono delle eroine, delle figure eccezionali che, come Antigone, no? Che fa una rivolta epica stupenda. Sarebbe difficile pensare che l'opera cambiare la storia della Tosca o di altre opere così. Ci dobbiamo tenere questo senso di depauperamento della figura femminile. Però intanto esserne consapevoli, essere consci che è stato così perché è un periodo storico che era così, e che cosa possiamo fare oggi? Sicuramente non ripetere quello che l'opera sembra indicare, non ripetere quelle uccisioni, quei delitti, quelle vendette, quei delitti d'onore, tutto quello che c'è. Io nel Rigoletto che faccio stasera, la mia Gilda, si chiama Giada, si rivolta contro il padre. Ho sempre pensato che Rigoletto, per esempio, è un'opera in cui si vede all'opera appunto il desiderio di possesso del padre nei confronti della figlia. Cioè, Rigoletto non vuole che la figlia cresca, non vuole che diventi donna, non vuole che affronti il mondo, e quando lei per la prima volta ha un rapporto, si innamora addirittura dell'uomo con cui l'ha avuto, lui da fuori di testa, impazzisce. Quindi nel mio lavoro ho fatto il contrario, alla fine lui commette un assassinio, ma la figlia decide gli scrive una lettera terribile in cui dice: m'hai tenuto sotto la bambagia per tutta la vita, ma adesso basta, io voglio vivere la mia di vita. Solo che in quel momento lui ha commesso un crimine, perché ha fatto uccidere, sta per far uccidere quello che secondo lui ha sedotto la figlia, invece la figlia si voleva far sedurre perché lo amava, e quindi la figlia morirà insieme a lui, un po' come nell'opera del Rigoletto. Però qui c'è un bel ribaltamento, nel senso che la figlia si prende il diritto di rivendicare la propria libertà.